ci orientiamo per il prossimo anno a un cammino tra scienze e fede cristiana. Inizierà con la Fiera del Libro in un incontro dibattito che avrà come titolo Darwin a Torino, ieri, oggi e domani. Così ci mettiamo in sintonia anche con una rilettura del senso del rapporto, per esempio, che svilupperemo forse come primo incontro, evoluzionismo e creazionismo. E la successione sarà questa: cambieremo giorno per un piccolo sondaggio fatto, e cioè sarà il secondo giovedì del mese. Vediamo se il giovedì è più consentaneo con tutte le età, già che un intervento ha notato che la nostra veneranda età ha delle presenze più eminenti che non altre età giovanili. Quindi dopo la Fiera del Libro, e sarà detto quando ci sarà fidato il giorno e lo pubblicizzeremo, ci sarà in successione ottobre 8, giovedì 8, bioetica e fede cristiana, novembre 12, antropologia e storia delle religioni, dicembre 10, astronomia e trascendenza, febbraio 11, psicanalisi e accompagnamento spirituale cristiano, marzo 11, può darsi che questo invece diventi il primo, evoluzionismo e creazionismo. Ci sarà sempre la presenza di uno scienziato e di un teologo in dialogo rispetto a scienze e fede. Tra i teologi sembra che accetti e voglia venire anche Monsignor Ravasi, e così lo risentiremo e sentiremo le glorie milanesi che annunceranno a Torino e al Piemonte speranze e aperture. Ecco, ringrazio per la vostra presenza e speriamo di fare un bel cammino.